mi segue su YouTube si ricorderà di questo video, i migliori personaggi per ruolo su Genshin Impact. Ora, sono passati 11 mesi, quasi 12, dall'arrivo di questo video e credo che sia doveroso aggiornare questo discorso per il 2023, perché spoiler, sono usciti una marea appunto di personaggi. Quindi vi voglio giusto dire la mia al riguardo. Ora, se andate a vedere quel video, io all'interno appunto di quella discussione ho parlato del miglior DPS, il miglior sub DPS, miglior scudo, miglior healer, il miglior personaggio per fare crowd control, il miglior enabler e il personaggio più versatile. Quindi ben 7 ruoli all'interno del gioco. Ora, potremmo anche aggiungercene altri, perché volendo il gioco si è ampliato su diverse altre cose, però restiamo appunto con questi ruoli. E allora, io mi pare di aver detto in tempi non sospetti che tra i migliori DPS che c'erano all'interno di Genshin Impact io continuavo a preferire la signorina Ganyu, perché era veramente molto semplice da utilizzare. Ecco, se c'è una cosa che ho capito in questi ultimi tempi, che questo mio modo di pensare di Genshin Impact era totalmente non sbagliato, ma molto arretrato. Per quale motivo? Perché se tu adesso ti vuoi mettere Ganyu in un team e sfruttarla per bene, è stracomplicato. Veramente complicato, perché devi fare la reazione su un'altra reazione con i suoi attacchi caricati, perché quello è il migliore modo di utilizzarla. Fare team dove la sfrutti per il danno freeze, ce lo puoi fare pure, ma non è un granché. Quindi, se veramente vuoi sfruttare la signorina, è complicatissimo. Quindi, che personaggio ti posso dire che secondo me rimane un ottimo DPS, forse il miglior DPS in assoluto? Beh, ti dico la signorina Raiden Shogun. Per quale motivo? Perché io la utilizzo dal 2021, da quando è uscita, e non ho mai avuto alcun dubbio su di essa. Poi certo, ho la sua arma, ho qualche costellazione su di lei che sicuramente mi aiuta. Però la cosa divertente è che non solo si tratta di un buonissimo danno appunto con qualche costellazione, ma anche a C0 normale ti riesce a fare tante cose. E dato che si può adattare a team con il dendro, team con poca applicazione di Electro per fare altre cose, anche danno fisico, o soprattutto team hyper carry, beh, la semplicità con il quale tu vai ad utilizzare un personaggio di questo tipo in questi vari team sicuramente la va a mettere su tutto un altro piano rispetto a quello che Ganyu. Poi certo, ci sarebbe anche da dire il personaggio di Neovillette, che è uscito da poco ed è veramente molto forte pure lui, e si può utilizzare addirittura anche all'interno dello Sparadabis come unico personaggio nel team. Anche se so già che la gente mi dirà, ma io l'ho visto fare con Ganyu, con diversi altri personaggi, quindi tecnicamente si può fare. Però il fatto è che Raiden è disponibile da 2 anni, e in 2 anni a me non mi ha mai abbandonato. Non posso dire lo stesso su Neovillette, magari in futuro cambierò idea. Però per il momento il miglior DPS che puoi avere nel gioco, secondo me, rimane la signorina Raiden Shogun. Detto questo, parliamo del miglior sub DPS, perché questa è una categoria un pochino più particolare, perché il sub DPS lo puoi fare in una marea di modi. Cioè, lo puoi fare con Fiorina, lo puoi fare con signorino Cavè, lo puoi fare per certi versi anche con Dei, anche se non ti consiglio di farlo, o Naida. E allora, dipende sempre che cosa vogliamo intendere per danno da sub DPS, perché il sub DPS deve essere quel personaggio che non sfrutti tantissimo, quindi non deve stare attivo tanto sul campo e ti deve permettere appunto di poter fare più cose. Ecco, dato che adesso sono usciti un bel po' di personaggi in quest'ultimo anno, io non posso non prendere in considerazione Fiorina e non posso non prendere in considerazione anche Naida. Ecco, se dovessi scegliere tra questi due, non perché gli altri non siano così tanto buoni, ma non penso che arrivino a questo livello, perché ci sarebbe anche la signorina Yelan, ma quello che ti può dare la signorina Naida tra sub DPS e reazioni, più support e tutto il resto, gli altri personaggi non te lo danno. Cioè, Yelan ti dà un power up e ti dà ottime applicazioni, ottimo sub DPS. Fiorina ti va a dare un power up
stessa cosa, sa, DPS, applicazione, queste cose qui, magari meno veloce rispetto agli Elan, perché le sue sono delle creazioni che si attivano sul campo, però appunto con Aida hai dei power up aggiuntivi. Quindi secondo me, se hai soprattutto la signorina Aida a C2, lei è la miglior sub DPS che c'è nel gioco. Mentre invece, se non ce l'hai C2 e hai i personaggi solamente a C0, allora in questo caso forse è meglio la signorina Yelan. Dipende da quanto hai investito su di loro. Perché ovviamente con Yelan tu puoi sfruttare tanti team e hai molta più applicazione. E Naida sub DPS ha senso appunto quando riesce a fare talmente tante reazioni, talmente tanta elemental master sul personaggio, e soprattutto vai a dare un power up alla sua elemental skill. Mentre invece per quanto riguarda il miglior scudo, allora anche qua sono usciti alcuni personaggi all'interno del gioco in questi ultimi mesi. Una su tutti, la signorina Layla, del quale alcuni ne avevano parlato male. Sinceramente non ho mai capito il senso di questi discorsi su di lei. Secondo me è un ottimo personaggio, non è tanto forte appunto tanto quanto alcuni personaggi che sono usciti da un bel po' di tempo, ma che vuoi farci? Cioè, quando hai nel gioco il signorino Zhongli, non è che magicamente tutto cambia. No, Zhongli rimane il miglior scudo che c'è nel gioco. Basta. Poi certo, magari mi potresti dire, ma se io sfrutto lo scudo di un altro PG o un altro power up, è tutto quello che vuoi. Sì, ci sono scudi che ti servono per fare cose e altri scudi che ti servono per fare altre cose. Però sempre di scudo parliamo, cioè è forte lo scudo, ti protegge bene, basta. Cioè andare a cercare altre cose non penso che possa servire più di tanto. Cioè è inutile stare qui a vedere quali sono le argomentazioni aggiuntive, perché comunque rimane il miglior scudo a mani basse. Poi certo lo puoi utilizzare da sub DPS, da minima applicazione di Geo, tutto quello che vuoi, ma su questo non si discute. Detto questo, andiamo oltre, perché vi voglio parlare del miglior healer. Allora, qua sono usciti diversi personaggi. Ora, voglio giusto fare una nota qua, perché Fiorina da healer io non ve la consiglio. Non l'ho mai consigliato il personaggio da healer. A parte per il fatto che non si può buildare benissimo. Cioè, ci sono degli artefatti dedicati anche a questo stile di gioco, ma non te ne fai molto. Ne arriverà uno nella 4.3 e quello lo aiuterà veramente tanto. Ma un personaggio di questo tipo è sprecato per fare da healer. Quindi, nonostante lei ha delle ottime potenzialità, non ve la consiglio. Detto questo, è arrivato il signorino Baijiu, Mr. Mocassino, che abbiamo riscoperto nello Sparda Beast di questi tempi, e lui ti riesce a dare un minimo di scudo, ti dà un'applicazione di dendro, che sono tutte cose utili. Però quello che gli manca è la cura concreta, cioè a livello di semplice cura appunto che riesce a dare ai personaggi. Qua abbiamo una regina incontrastata, anche questa da 2 anni e passa, ovvero la signorina Kokomi. Perché meglio di lei non ce n'è, gente. Cioè, il miglior healer che c'è in gioco è per forza lei, perché ti dà talmente tante di quelle cure che anche se la vai a buildare per fare un minimo di danno, te ne esci fuori con il personaggio con più cure che c'è su Genshin. Cioè, l'unico modo per non far funzionare questo personaggio è che veramente devi stare fermo, subire una caterva di danni e non sfrutti al massimo il suo kit, ma proprio ti devi impegnare per non farla funzionare. Quindi almeno su questo, nonostante siamo un anno dopo, non posso dirvi qualcos'altro, perché alcuni personaggi sono stati studiati per essere i migliori in questo campo o in altri campi e così rimangono. Detto questo, per quanto riguarda invece il crowd control, beh, mi pare di aver parlato di 20 un anno fa. E per certi versi rimane ancora un personaggio assolutamente utile nel gioco, che riesce a fare crowd control in diverse occasioni. Però se già prima lo utilizzavo poco, il signorino 20, soprattutto quando sparla bis, adesso cosa vuoi che ti dica? Non funziona così tanto bene. Quindi ci sono altri modi per fare crowd control, anche con Zhongli, oppure con Gagno, per certi versi, se per te il crowd control è attirare i nemici verso la sua elemental skill. Ma parlando di personaggi che possono appunto raggruppare i vari nemici o fare danno appunto su più istanze, beh, qua direi che il nostro king assoluto rimane il signorino Kaedara Kazuha, perché con la sua elemental skill e con la sua elemental burst
fa praticamente entrambe le cose, ovvero che ti fa danno ad area con la burst e raggruppamento con la skill. Poi, ti ripeto, ci sono altre situazioni nel quale una cosa di questo tipo non ti serve perché riesce a fare talmente tanto danno ad area o comunque a nemici distanti, soprattutto se vai a sfruttare la signorina Naida con la sua elemental skill dopo aver fatto la sua elemental burst, e quindi tu mi potresti dire ma a me non mi serve raggrupparli se lei riesce a fare tanti danni, ed è vero, l'ho sfruttato anche io così, però dobbiamo parlare di crowd control a livello generico e ovviamente lui rimane il nostro king. Senza ombra di dubbio. Il miglior personaggio enabler. Qua abbiamo diversi candidati. Perché, allora, ho riscoperto Kuki Shinobu a mie spese. Non ne ho mai parlato bene di questo personaggio, ma è veramente molto utile. E poi ho avuto modo di vedere altri personaggi come Yao Yao. È anche abbastanza utile. È uscita Fiorina, che, insomma, a livello di applicazione di Hydro rimane una delle migliori. Però per quanto riguarda personaggi enabler, allora qua è un pochino difficile, perché un personaggio che ti applica benissimo il proprio elemento, sicuramente potremmo citare appunto Fiorina, possiamo citare Yelan, volendo anche la signorina Raiden che riesce a fare una cosa di questo tipo. E guarda, sì, possiamo citare appunto la signorina Naida, ma non mi va di premiare sempre gli stessi personaggi, perché sennò non sarebbe neanche tanto giusto. Quindi, allora, se dobbiamo citare un personaggio che non ho appunto premiato prima a livello di enabler, appunto, allora qua, così su due piedi, ti posso dire, ma giusto per parlare di personaggi del quale non se ne parla tantissimo, di Fischer. Diciamo che non è il miglior enabler che c'è nel gioco, ma è una dei migliori, perché gli altri li abbiamo già citati prima, appunto possono essere Fiorina, Yelan, Naida, Aleitam, volendo anche il nostro caro signorino Kaeya, può funzionare benissimo, Shinshu. Sono tanti personaggi che possono applicare appunto un elemento senza dover avere troppo cooldown o qualsiasi altra cosa. Però appunto ci tengo a dare un premio a personaggi che non sono stati citati prima. Però alla fine sai qual è il vero discorso quando si tratta di dire qual è il miglior personaggio in Ember? È che dipende sempre da che cosa devi fare. Cioè, tu usi l'elemento per essere applicato sul nemico o per fare poi la reazione, perché sono due cose completamente diverse. Cioè, se tu, a te serve solamente per applicarlo sul nemico, non ti interessa nulla di quello che vai a fare, capito? Perché il danno o la reazione devi fare con un altro elemento, ok? Quindi, cosa vai a contare? La capacità di fare danno? Il cooldown? O semplicemente la semplicità con il quale tu vai ad applicare l'elemento? Dipende, dipende. Io credo che prendo più quest'ultima cosa. E secondo me Fischer lo fa abbastanza bene, però se ti va di contare anche la signorina Fiorina o Naida o altri personaggi come Yelan, Kuki Shinobu, queste cose qua, ci sono appunto anche loro. Mentre invece per il personaggio più versatile, beh, qua allora mi pare di aver parlato in passato della signorina Jin, e lo voglio ridire, lo voglio ripetere, secondo me rimane uno dei migliori personaggi che ci sono in gioco, perché la versatilità è il suo punto forte. Ti riesce a fare ottimi danni, ha delle build con danni fisici, danni d'animo, puoi fare il Team Sunfire, che è veramente molto divertente, anche a distanza di così tanto tempo, è molto utile in diverse occasioni. Però non posso non citare il personaggio che è appena uscito nel gioco, ovvero la signorina Fiorina. Quello che ti riesce a dare lei non te lo dà nessun altro, perché alla meccanica degli HP, questo è anche da dire, però lei ti fa un ottimo danno, volendo puoi investire nelle sue costellazioni e farla diventare un DPS e un feed a tutti gli effetti, però non puoi ignorare il fatto che poi ti cura, volendo, non dico che ti fa crowd control perché non è in grado di farlo, però ti riesce ad attaccare più nemici senza dover fare robe strane, e soprattutto ti riesce a curare i personaggi che sono attivi sul campo, ma se hai la sua C6, che ok, sto parlando di C6, è una costellazione alquanto inarrivabile, però se hai la C6, ti cura tutti i personaggi del party e fai un ottimo danno.
Quindi, dato che non mi va appunto di citare personaggi che ho già citato prima, Fiorina, secondo me, è il miglior personaggio più versatile che trovi all'interno del gioco. Poi, non ho citato Benny, non ho citato altri personaggi, perché potremmo fare sicuramente una categoria come il miglior support. E qua sicuramente andrei a premiare appunto Benny, perché a distanza di 3 anni ormai dall'uscita del gioco, il support che ti riesce a dare questo personaggio non te lo dà nessuno. Hai un buff all'attacco assoluto, ti riesce a fare diverse reazioni, soprattutto se gli dai qualche artefatto, come per esempio quello dell'Electro, che praticamente ti va a ridurre il cooldown dell'Elemental Skill, quindi veramente molto divertente. Però appunto come ruolo da support generico, Benny sicuramente non lo batte nessuno. C'è anche la signorina Xialing o il signorino Xinchu, però non ti vanno a dare le stesse cose che ti va a dare lui. Assolutamente no. Quindi Benny in questa categoria finale, miglior personaggio support. Detto questo, gente, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, perché ti ripeto, questa è una mia classifica, categoria molto personale, appunto. Non voglio avere la verità assoluta, non ho mai detto di essere un guru di Genshin Impact, però penso che dovevo aggiornare appunto quel video al 2023. Abbiamo citato nuovi personaggi, poi certo ci sono personaggi come Vrasley, Linei, vabbè, Deia la lasciamo stare perché mamma mia, però appunto ci sono altri personaggi come Aleitam, il Vagabondo, Nilu. Sono personaggi che vanno ad eccellere in cose molto specifiche, però dato che devo fare un discorso molto generico non posso appunto includere personaggi che vanno bene in qualcosa e in altre cose no. Credo di aver citato un pochino tutti, poi certo ci sono altri personaggi, non posso stare qua a elencare ogni DPS per singolo elemento, però credo di aver fatto una lista alquanto condivisibile, ecco.